nascita di Gesù è stata predetta dai profeti. Lo videro in lontananza, il Messia che stava per redimere Israele. Ascoltiamo le parole del rabbino secondo la profezia del profeta Isaia dell'ottavo secolo avanti Cristo. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ed ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, è chiamato figlio dell'Altissimo. Ma com'è possibile? Io non conosco uomo. È lo Spirito Santo che scenderà su di te. Su di te calerà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Elisabetta! Maria! Benedetta sei fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Maria.
Tira sull'acqua dal pozzo, lava i panni con la lisciva, che è un miscuglio di acqua bollente e cenere, oppure con il sapone naturale fatto a casa con la soda, che è un minerale naturale, l'olio d'oliva che rimaneva sotto le giare o l'olio esausto, grasso di maiale e acqua. Questo sapone naturale è usato per il bucato, ma anche in cucina e per l'igiene personale.